Buonasera, siamo qua al Chiodo Fisso a Cantù e abbiamo alla vostra sinistra Ferdinando Ametrano. Brava, buonasera. E Corti Cristian. Buonasera. Buonasera. Allora, volevo chiedere a Ferdinando come ha conosciuto Alessandro Villa di WhatsApp Brianza, come è nato tutto. Niente, noi frequentiamo lo stesso bar a Molteno. Una sera io ero lì con i miei amici, sono entrato, io parlo con te, parlo con la telecamera, e conoscendolo lì è un po', diciamo così, è un po' battuto in quel momento, l'ha voluto sapere, però con delle circostanze sue avverse ha avuto un po' di disavventure in quel periodo là, e io volevo chiedere come mai, perché comunque lo vedevo molto 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 giù, perché non sapevo, e l'ho interpellato. Io ho detto, ma cosa c'hai? Cosa è successo? E da lì poi è partito a raccontarmi un po' la sua storia in generale, nulla di particolare, comunque mi è entrato proprio nel cuore per dire come mai una persona così potesse essere così triste in quel momento là. Ci siamo messi lì a tavolino con i miei amici, abbiamo chiacchierato, sono usciti un po' di discorsi fuori. E abbiamo capito un po' l'antifono. Ok, va bene. Volevo sapere come ti sei appassionata alla disciplina musicale. Io sono partito, mi sono addentrato nel mondo della musica a 6 anni. Io ho un nonno che è un musicista, lui suona la chitarra, il mandolino, il banjo, diciamo tutte cose inerenti alla musica partenopea degli anni 50, tipo le canzoni di Carosone, come quelle di Murolo e tanti altri. Da lì poi è partita un po' la mia passione per questa, per il tipo di musica, ma per la musica in generale, perché comunque ascolto anche tutte le altre cose, non è che ascolto solo quello. Però la mia passione principale è proprio quella, la musica partenopea, comunque la musica melodica in generale, sia italiana sia dialettale, non è niente. Ma a proposito, ma come pensi che possa funzionare questa musica melodica? Allora, in prima acchito è molto difficile capire come può funzionare il prodotto neomelodico, comunque melodico al nord. Però visto che si parla in telegiornale, in vari servizi, che comunque noi valorizziamo molto di più il prodotto estero, quando in realtà noi non ci conosciamo neanche. Cioè nel senso, noi in Italia abbiamo tante di quelle cose, prodotti alimentari, prodotti musicali, prodotti di vario genere, che noi stessi non conosciamo. Cioè, Garibaldi, ad esempio, ha un mito d'Italia. Ha un mito d'Italia, ma alla fine noi l'abbiamo un po' svilita questa cosa qua. Quindi perché non conoscere le nostre cose, piuttosto che dare priorità prima a quelle estere? Conosciamo prima noi, come siamo fatti. Bene, ma hai qualche progetto in programma o...? Qualcosa sì, nel senso, da indipendente, tra virgolette, non sia più il prodotto, diciamo, il mio lavoro, il mio hobby, tra virgolette, vorrei portare comunque in auge un prodotto nuovo, nel senso, portare da giù qualcosa qua, modernizzato, con magari l'aiuto di qualcuno, nel senso di registi giovani, con cui poter fare un videoclip, magari, di qualcun altro, e portarlo in auge, diciamo così, no? Un prodotto del genere, che magari qua è poco conosciuto. Ok, ti ringrazio Ferdinando. Grazie. Cristian, come ti sei appassionato tu alla pittura, che come vediamo sopra di te ci sono dei tuoi quadri? Mi sono appassionato frequentando molti musei a Milano, andando spesso a Milano, ho frequentato vari musei e uno dopo l'altro di vedere quadri, ho detto mi piace. Questo materiale è stato così, un po' per gioco, diciamo, per hobby, sì, ma una cosa che all'inizio, poi funziona un po'. Cioè. Ma volevo sapere da quanto tempo dipingi? 3-4 anni, non molto. Adesso mi sono dedicato questo primo periodo, l'ultimo anno, a un mio stile che come padre di Cristo su qualche retrata. Un po' particolari. Quindi, mi hai risposto già come hai avuto l'idea dei tuoi quadri, visitando. Sì,
visitando i musei. Più che altro, vabbè, all'inizio copiavo, copiato un po' di quadri, però poi ho avuto questa idea così, con il mio originale, di fare quadri miei, diciamo, il mio pensiero, le mie ispirazioni. Comunque, devo dire anche io un'altra cosa, anche per voi, che comunque ha detto prima che è partito come hobby, come vedi, ogni passione parte per hobby. Poi dopo ovviamente se la cosa è forte da poterla sviluppare e farla diventare qualcosa di serio, e allora vedi che poi alla fine le cose si accorgono, lui fa l'arte come pittura, io invece tento di fare un po' di musica con lo mio, quindi vedi che alla fine anche se le cose sono un po' diverse, alla fine si trovano sempre il punto di incontro per unire l'arte in generale, che sia cinema, fotografia, il quadro, l'arte, la pittura, la musica, eccetera, eccetera. Ogni cosa ha un filo comune multiplo che va bene, essere. Vi ringrazio tutte e due, siete stati molto espliciti nel parlare e in bocca al lupo a voi due. Cosa grazie. Succede da